Gentili amici, bentrovati da Andrea Di Pre, mi trovo a Giulianova e sono nello studio di una artista che recupera i caratteri specifici del linguaggio artistico tradizionale per armarsi storicamente verso il presente. Un'artista di talento oggettivo, ineludibile, direi anche esaltante per la qualità della sua pittura fondata sulle volature, fondata sulla capacità di raccontare attraverso l'anima, attraverso queste visioni, questi corpi, queste anatomie, queste forme, un suo discorso che è anche sociologico e anche diretto alla contemporaneità. Con me c'è l'artista di Giulianova, dove sono, Sandra Di Marcantonio. Sandra, è un piacere Piacere. Averti raggiunto qui nel tuo atelier, nello spazio dove crei con tanta diligenza, passione, bravura le tue creazioni. Noi vi mostreremo 5 opere selezionatissime di Sandra. Avete il telefono in onda per parlare direttamente con lei, per entrare nel suo mondo, ma intanto chiedo all'artista di tracciare un breve consuntivo di eventi della sua storia. Da dove sei nata, Sandra, ad oggi? Praticamente io sono nata a Zurigo e ho iniziato con la pittura praticamente a 11 anni. Già a 11 anni avevo una grande passione già con i colori ad olio. Inizialmente ho iniziato con i pastelli ad olio, dipingevo proprio sui pezzi di lenzuolo. E poi piano piano ho iniziato a interessarmi della simbologia, dell'Oriente, dell'Occidente, l'alchimia, la simbologia, gli archetipi e quindi anche a livello psicologico della psicologia junghiana e ho continuato con la simbologia, diciamo, soprattutto. Quindi simbolismi, ecco, riferimenti anche alle religioni, alla profondità filosofica delle tue opere. Io direi di iniziare subito, Sandra, con quest'opera che è alle nostre spalle. Allora, è un'opera chiaramente che dimostra oggettivamente la tua bravura, la tua qualità, e sei un artista che porta avanti la pittura a pittura, l'atto totale e supremo, l'intenzione del visibile. Qui non si parla di facce ritrovate, di giochi ottici, di surrealismi artificiosi, qui si parla di un talento. Ecco, scusami, Sandra, per te l'arte è una montagna di dimensioni e ambizioni enormi. Quindi. Sì, per me l'arte è soprattutto ricerca, ricerca interiore e spiritualità e crescita interiore ma anche esteriore, perché si guarda anche il mondo esteriore, anche l'arte vista come un faro esterno, un faro che diventa il faro della consapevolezza odierna, della contemporaneità. Certo, infatti ecco questo tuo aspetto di parlare direttamente l'uomo contemporaneo, come dimostra quest'opera, vedete, di questi due personaggi, di questi novelli Paolo e Francesca che si librano sullo sfondo della metropoli. Ecco, notate la bellezza di questa rappresentazione, i colori. E se il colore viola che diventa armonia pura con questa immagine, certo anche i tre colori sono colori filosofici, colori spirituali, ecco, parlano di valori del tuo anche castello inespugnabile, beffato con la salvazione. Sono opere dove il massimo della chiarezza corrisponde al massimo dell'ambiguità, lo vedremo poi in un'opera che esalta questo aspetto dell'enigma nelle tue rappresentazioni. Quindi, ecco, definirti anche un artista dal sapore antico è un complimento, possiamo dire, giusto? Perché vuol Sì, dire. sicuramente. Sicuramente. Poi diciamo che l'arte classica, cioè gli artisti classici chiaramente sono stati i miei insegnanti anche perché io sono autodidatta, quindi ho imparato molto da loro, guardando, osservando le loro opere, quindi cercando di imparare da loro. Beh, diciamo tranquillamente che sei nata anche artista, ecco, sei nata con questo talento. Adesso però lotteremo. Ecco, questa è un'opera comunque angelicata, c'è un sentimento quasi prometeica, vedete, in questo abbraccio, in questo abbandono fra le due figure, quasi
Quasi, ecco, c'è sempre il sentimento ininterrotto della continuità melodica, c'è anche una sorta di manierismo nel senso più positivo del termine, inteso proprio secondo la tradizione storica, della caccia giù verso il profondo, verso il mistero, verso l'intrepido, il viaggio della forma che si spinge quindi a questi nuovi orizzonti dell'esplorazione. Adesso però vediamo alcune opere dove l'attenzione dell'artista verso il sociale, anche verso la polemica, verso diciamo, il collocare sotto la pelle della pittura una spina ancora tormentata, dimostra veramente anche quanto sia moderna Sandra di Marcantonio. L'artista ha dedicato alcune delle sue opere più importanti al tema del consumismo, al tema della massificazione. Quest'opera, guardate il codice a barre, qui riferimento tipico, la televisione come strumento che trasforma l'inautentico in autentico e poi qui il telecomando, questo legame, questo obbligo, questa schiavitù al telecomando. Allora, Sandra, le tue opere quindi parlano, no, non sono opere legate a tempi passati, a nostalgie di momenti di consuntivi, di eventi, di mitologie, ma le tue opere trattano temi modernissimi. Sì, infatti stavo dire, come dicevo prima, cioè l'arte non è per me, non è solo una ricerca interiore, quindi solo la parte onirica, spirituale, quindi è praticamente anche una visuale sul mondo moderno e questo è soprattutto sul consumismo, diciamo, questo quadro, quindi il potere del consumismo odierno. La tua condanna esplicita, ecco, di questi sistemi che producono tanti depensanti, vedete, non più l'individuo con la capacità di ragionare autonomamente, ma l'individuo che è privo di queste capacità autocritiche, ecco i depensanti, ecco il corteo di ciechi, come in un dipinto di Bruegel, dove tutti precipitano perché seguono il primo che non vede. Ecco, un'opera che rivela un rebus sic stantibus, cioè uno stato oggettivo delle cose, dove purtroppo questi sistemi hanno portato a tanti errori. Pensate anche agli artisti che fanno i soldi con la massa. Che ne pensi di questo, Sandra? No, ma infatti c'è praticamente questi quadri, che poi ce ne sono diversi, adesso c'è solo questo sul cavalletto, però sono praticamente praticamente come diciamo, una specie di denuncia sul consumismo esasperato, perché è esagerato, diciamo. Sì, all'estremizzazione. Ora, grande opera questa, ne vediamo un'altra sempre nello stesso tema. Ed eccoci ad uno dei best seller di Sandra di Marcantonio, la donna manichino, la donna automa, la donna massificata. Vedete in questa epidermide sottratta al tempo e poi questi legami, questa impassibilità. Sandra, sicuramente una delle tue opere più importanti. Una delle opere anche più sconcertanti, se vogliamo. Allora, questa è Donna Manichino che praticamente affronta la tematica del problema della donna contemporanea, diciamo anche la sofferenza della donna vista come un oggetto e semplicemente mercificata, insomma. Sì, rigorosamente uguali, ecco, con queste forme. Certo, vedete anche queste catene, l'idea di una anche. Ecco, nelle tue opere c'è spesso, Sandra, questa impossibilità quasi, ecco, di uscire da una situazione che, senza ipocrisie, è assolutamente insuperabile. Perché se voi notate, si parlava 10 anni fa che certi sistemi venivano superati, in realtà è sempre peggio, in realtà è sempre, cioè l'individuo viene sempre più depersonalizzato e diventa sempre più Più ripetitivo, standard, sì. schematico, standard, recidivo. Ecco questa donna, perfino la donna, anzi, soprattutto la donna che è quasi ricreata in laboratorio ormai, ecco quello che tu denunci. Oltre a questi temi che sono fondamentali, perché vi ho detto Rita, perché vi ho detto Sandra di Marcantonio è artista impegnata anche storicamente, però obiettivamente notate la qualità della sua pittura d'olio, della sua pittura d'olio. Sandra,
Sandra, ottieni questi effetti con le velature anche, giusto come? Sì, mi piace molto la velatura come tecnica, usando chiaramente colore ad olio. Certo, e quindi Se... anche la complessità di questi lavori che parlano di moderno utilizzando strumenti antichi. Parlano di temi modernissimi, formalizzano autentiche tragedie, e quanto è importante quello che dicevi, la mia non è soltanto una pittura da sogno, certo, sono creature che sostanziano una bellezza ideale quasi, ma sono esangui, sono morte, sono prive di vitalità. Ecco la bellezza ideale che in realtà diventa solo un involucro che racchiude l'assenza di anima, l'assenza di veritas, di humanitas. Ecco, non c'è più l'humanitas in questa creatura che per quanto abbia tutte le caratteristiche specifiche anche della seduzione, se vediamo, però sono prive di humanitas. Vediamo adesso un'altra opera molto importante di Sandra di Marcantonio. Costume metropolitano, olio su tela. Un individuo centrale dotato di una muscolarità che non si dà se non in sospette palestre di bodybuilding e poi ancora i riferimenti alla pubblicità, alla metropoli. Evidentemente, Sandra, è questo un tema che ti coinvolge potentemente, l'abbiamo detto, ma è anche giusto che l'arte possa ancora essere portatrice di un messaggio, di una significazione. Della volontà da parte tua di reagire, di rifiutare la storia. Questo individuo centrale parla di questo aspetto, vedete sempre questa cerniera, ecco questa. Sì, questa è la cerniera che rappresenta, diciamo, simbolicamente il desiderio di spogliarsi di questo costume metropolitano. Questa Di, maschera quasi, sì, ecco. che è una specie di maschera perché c'è anche molta ipocrisia e non solo, cioè, in tutti i campi, Certo, diciamo, sì. sì, non solo nell'arte, ma nella politica, in tutte le manifestazioni. Anzi, la maschera ormai è divenuta Normalità, la esatto. normalità. Allora, vedete, mi piace perché questa artista abruzzese, ma nata in Svizzera, a Zurigo, dimostra veramente di credere in un'utopia, forse, è un'utopia ormai, cioè di credere in qualcosa che non potrà verificarsi, almeno statisticamente, ma nel suo mondo parallelo e perfettamente plausibile dei pensieri figurati di queste immagini, vuole credere sia così, sia possibile spogliarsi, togliersi questo costume metropolitano, questa corazza metropolitana, questi obblighi metropolitani. L'importante è che l'artista possa ancora una volta testimoniare e documentare questo. Allora, come ultima opera, Sandra, abbiamo scelto un quadro fortemente enigmatico, tuo che hai realizzato. Vi ricordo però sempre che potete approfondire questi temi e altri venendo qui a Giulianova a trovare l'artista oppure chiamandola al numero che vi appare in onda. Bene, vediamo quindi la quinta opera che conclude la nostra trasmissione. L'ultima opera è un'opera fortemente ambigua. Io l'ho ribattezzata l'alieno, forse non era questo l'intendimento dell'artista in questo, ma io vedo questo viola marziano, questa creatura, questa nuova umanità di cui si sente sempre parlare, telematica, robotica, con uno sguardo che conquista. Sono opere le tue, Sandra, anche fortemente affabulatorie. Io penso che il pubblico davanti a un'opera come questa non può rimanere indifferente, ma sentiamo la tua interpretazione autentica su questo quadro. E praticamente questo è un desiderio di uscire dal labirinto, cioè cercare proprio una via di uscita che a volte sembra quasi un'utopia. E quindi c'è questa esplosione di questa testa grande che quasi si dissolve nell'universo, quindi per ritrovare la propria identità e libertà. Beh, vedete l'universo sì, come forse proiezione di nuovi territori da esplorare. Certo, torna ancora una volta un tema molto importante nel Novecento, e qui che l'artista recupera, il labirinto, il periplo.
L'impossibilità di uscire dagli schemi, un'opera importantissima, un'opera particolarmente efficace che indica ancora una volta la bravura, l'unicità dell'artista Sandra Di Marcantonio. Bene, Sandra, siamo giunti al termine di questo nostro primo incontro, ci ritroveremo anche in altre occasioni, ma intanto i complimenti miei e del pubblico sicuramente per la tua forza, la tua bravura. E soprattutto il piglio deciso e risoluto con cui difendi la grande e vera arte. Complimenti ancora, Grazie. Sandra, e grazie da Andrea Di Pré a voi. A presto.